Rosmi, buongiorno. Ecco qua il disco, è arrivato il disco Che si chiama Universale. Noi ci siamo visti non tanti, tanti mesi fa, perché stavi lavorando a questa cosa. Finalmente è arrivata. È un disco moderno. Togliamo l'ultimo pezzo, che è una storia a parte che io adoro visceralmente, però è un disco molto moderno. Quindi hai fatto una scelta di posizionamento, perché per chi non lo sa, Rosmi canta benissimo sia le cose moderne sia le cose più legate al folklore, cioè tu hai un ventaglio pure troppo. Se lo dici tu mi fa No, è vero. piacere. Vuol dire che hai seguito. Sì, questo è, io lo dico sempre, è dettato molto dal teatro, che comunque ti Appartiene. dà una. Sì, mi appartiene. È come se avessi convivo con questa duplice situazione, che devo dire mi caratterizza comunque in un certo senso. Senti, l'ispirazione di queste canzoni è sostanzialmente l'amore, cioè è come se fosse un concept che parla di amore, però io che ti conosco anche un po', so quanto tu sei indipendente, cioè sei una donna fortemente indipendente, che non ha paura a prendere e andare da sola ovunque. Quello no, non mi spaventa, perché io mi definisco, anche se qualcuno mi definisce capatosta, come si dice da noi al sud, cioè nel senso essere comunque dirottati verso un obiettivo e poterlo portare a termine, e lo puoi fare bene solo attraverso la libertà personale. L'amore, sì, parlo di amore perché per me l'amore non è solo La tra due coppia. persone o la coppia. C'è l'amore anche quello tra quello che si innesca tra me e te in questo momento, che comunque ci scambiamo delle situazioni, e se manca quella bellezza della semplicità dell'amore, anche dell'amicizia, un rapporto che va oltre, che è più, non so come spiegarmi, di energia, ecco, di energia. Se manca l'energia, tutto è fondato sull'energia, ecco perché è universale, no? Ma può esserci amore se non c'è libertà? Può esserci, è amore vero se non c'è libertà? La libertà, secondo me, è una sfaccettatura dell'amore. In effetti lo metto e lo evidenzio nel brano, ho scelto di essere libera. Esatto. Non so se hai visto, ma il brano l'ho suddiviso con dei sottotitoli, che secondo me sono la parte più bella del disco. Ogni sottotitolo, amore che cerca i suoi attimi, amore per la In libertà, questo caso amore che vive nel tempo. amore che vive nel tempo, che è l'amore Sì. rincorrersi. Che forse è l'unico titolo che inizia con l'amore, vero? Quindi in realtà nei titoli non c'è l'amore, ma è proprio No, quello che io ho voluto è quello evidenziare. che ti passa ascoltando il disco, cioè comunque si sente. Però hai lavorato con una band, cioè si sente che è un suono di una band, non sembrano tanto dei turnisti. Ma io ho una band mia, ci stiamo lavorando tanto, adesso vedrete, ci saranno delle Live. novità. Live, adesso sono insomma in procinto a fare i miei in-store tour, che lo chiamiamo così, che però è un po' più unplugged, quindi andremo in giro con Renato, con la chitarra, quindi un chitarrista, e abbiamo aggiunto una cosa, secondo me, molto particolare, che è il violoncellista, perché Bello. Guarda, Renato Caruso, che già c'ha la sua chitarra classica è un esercito, perché per come suona lui riempie talmente e sa sparire. Quando la cantante deve cantare, io credo che Renato sia un po' unico in questa cosa. ha questa sensibilità che a me piace molto, ed è quello che ho voluto portare negli store, perché faccio anche io con la voce, no? Facciamo più o meno la stessa cosa, cioè arrivare, unire bene voce e musica, come hai detto poco fa, e arrivare alla gente emozionando con anche dei piccoli momenti in cui c'è la suspense, no? E questo me l'ha insegnato lo stesso teatro, cioè mi porta oltre, cioè proprio cercare Pausa l'empatia tra effetto. te. Sì, cercare l'empatia. Poi volevo fare proprio un percorso particolare negli store, quindi vi invito a vedere dove sono, sui social, si Certo, vedrà verrà condiviso ovunque. tutto, certo. E perché mi piaceva proprio mettere insieme queste due cose, anzi le chiamo tre, che è la vita, ma anche il teatro e la musica, quindi teatro, musica e vita. Tu mi dici perché la vita? Beh, la vita stiamo vivendo. La vita perché comunque mi piace interagire con le persone che vengono a vedermi, quindi magari qualcuno può venire, chi mi conosce, raccontare di me come ero, no? E di quello che facevo. Proprio l'altro giorno mi ha scritto una mia amica: no, voglio venire, che non vedevo da
anni, ero piccolissima, mi ricordo di te perché eri l'unica che voleva essere mia amica. Questa cosa mi ha Carina. colpito tantissimo perché mi sono detta, vabbè, io sono sempre stata altruista, ma lo sono ancora tuttora, e secondo me ho trovato nella musica la possibilità di essere altruista, cioè di raccontare quello che vivo nel quotidiano e poterlo far vivere agli altri. Quindi per me dare le mie emozioni agli altri non è altro che altruismo. Tra l'altro, non c'è quasi concerto showcase o cosa dove non compari a dare un'occhiata, ad applaudire, ad ascoltare. Sei anche affamata di musica. Io amo proprio esserci perché mi piace condividere e nello stesso tempo se posso, cioè amo proprio collaborare con gli altri. Tutti i miei brani non sono mai da sola, unica e sola autrice, come vedi. Ma perché la bellezza è proprio questo, ognuno di noi ha un mondo e se riesce a trovare l'intreccio giusto nasce un pezzo bellissimo. Senti, l'ultimo pezzo, Ninna Nanna, è straordinario, anche questi Rena Nera, sono veramente un pezzo arrangiato musicalmente, che si distacca totalmente dal disco, potrebbe essere totalmente un altro progetto, è l'altra faccia di Rosmi. Come mai però hai voluto inserirlo in questo concept, in questo disco particolare? Perché volevo evidenziare proprio questa mia duplicità, cioè arrivare con un brano che potrebbe essere Fammi credere all'eterno, molto bello, cui credo tanto anche, che è rocker Sì, forte, quindi arriva con le d'impatto, chitarre. arrivi anche con la voce di impatto forte, e poi tac, l'immagine di me dove c'è una ninna nanna, una nenia antica che viene da quella, una nenia comunque dei miei avi che ho voluto riprodurre lì per far capire che è importante l'identità, è importante la storia, quindi è un disco universale dove l'amore è a 360 gradi, ma che bisogna conservare, perché poi io penso che già anche stesso la propria terra, le proprie origini, il proprio mondo, la propria famiglia, ecco, io lì ho messo in musica, c'è mio fratello che suona la fisarmonica, cioè suonano anche oltre Rena Nera, che sono un gruppo eccellente, cioè li ho scelti, sono della mia terra. Ma ho voluto proprio dire questa cosa. Io, si chiama featuring, sì. Sì. Ma io, noi l'abbiamo chiamato contaminazione. Vi siete Perché sporcati a vicenda. la bellezza è quello, contaminarsi. E questo pezzo mi sembrava di voler arrivare nel profondo delle persone. Quindi è vero, il lato Rosmi rocker c'è, però c'è anche una profondità. Cioè, che è anche leggera, non lo so, è bello, leggerezza e anche So. grinta, aggressività, cioè avere ambedue le cose è una cosa che mi affascina molto. Senti, qual è il segreto per arrivare al tuo cuore? Per colpirti cosa devono fare? Perché si parla tanto d'amore, ma di solito i cantautori, che di fatto, anche se collabori, sei una cantautrice, si nascondono un po' nei loro testi. Dov'è che ti possono trovare qui dentro? Dov'è che ti sei un po' smascherata? Tra, come autobiografia dici, ma sì, un po' in tutto, perché in realtà io cerco sempre di mettere qualcosa di mio, lo vivo, lo vedo intorno, poi lo faccio mio, e ogni pezzo, parola per parola, l'ho fatta mia, se no non arriva l'intensità e l'emozione. Quindi tante volte dico ai ragazzi, ok, però io ho bisogno, che ne so, di un mese, perché devo far diventare questa cosa mia totalmente. O in alcuni brani mi sono accorta che, stranamente, quello che ho scritto, che magari in quel momento aveva un senso perché l'avevo avvertito, è successo dopo, mi è successo dopo, poco L'avevi un po' previsto. dopo. C'è anche un po' una previsione di questo È in qualche un po' la strega del sud. brano. Non lo so È se è lì con la palla che guarda nelle la canzoni più maciara del avanti, sud, non esatto. lo so, però tante cose mi hanno stupito molto, come per esempio Addormentarsi insieme, un brano che è nato Una delle cose più così, da una. romantiche alla fine, no? Sì, è nato. Però se ti. Tanto poi vi racconterò piano piano tutti gli aneddoti, perché tanto comunque alcuni brani usciranno anche Sarà modo e tempo. successivamente. E mi è successo dopo questo avvenimento e l'ho sentito forte. Ma non era una persona. Ah, un cucciolotto. Ma poi vissuto in un momento particolare, perché era un momento particolare. Quindi,
E poi mi sono detta, caspita, questo brano è perfetto. Quindi a volte le emozioni non per forza le devi vivere prima, le vivi nel quotidiano e poi magari ti succedono. È bello raccontare qualcosa nella musica che sia, che può succedere a tutti, ognuno si deve rispecchiare, si deve rivedere, quindi non dare cose dirette, ma fare in modo che quando, se in realtà se in uno di quei pezzi tu ti rivedi, ti innamori del pezzo. Certo, così funziona. Prima parlavamo di questa qualità del chitarrista vocale suoni spesso, che è un nostro anche amico comune, Renato Caruso, però è la stessa qualità che hai anche tu, cioè malgrado tecnicamente non ci sarebbe niente da dire, non esageri, no? Chi ti ha visto come me cantare dal vivo così sa quanto brava sei, però non esageri mai, cerchi sempre di essere molto funzionale alla canzone. Quando è che fai questo lavoro? Quando è che dici, qua spingo un po' meno perché devono capire meglio le parole, qua posso liberare la voce? Qual è la chiave di questa cosa, di questo ottimo equilibrio? Beh, questa cosa io penso sia una cosa molto naturale. E qua vado un po' contro la tecnica dei vocal coach, nel senso, quando una cosa la vivi e la senti, sai quando è il momento di e come dirla. Credo che sia questo. Quindi io dico sempre, anche i grandi interpreti, con Mia Martina, abbiamo visto adesso il film, ho proprio visto ieri, L'ho visto anche in anteprima stampa, molto bello. Molto. Lì anche nel film si vede proprio l'idea di lei che deve interpretare, quindi di lui, del produttore che gli dice come fare, come arrivare a quella cosa, quindi poi la chiave era viversene le cose, certo. No? E quindi io faccio così anche nei brani, anche quando magari devo cantare un brano di un artista, quindi non è mio, comunque ci metto tanto tempo, perché cerco di entrare in profondità nel pezzo, lo registro più volte, cerco di capire dove e come arrivare, sento la necessità di raccontarlo e lo faccio in maniera spontanea. Senti, ti ringrazio, io e te potremmo chiacchierare per ore, ma chiacchieriamo per ore per fatti nostri, ci vediamo presto dal vivo, non mancate, daremo anche tutte le date, già da febbraio c'è qualcosa a Milano, no? Milano il 22 febbraio 18:30. Sì. E l'ufficio stampa mi aveva già imboccato, quindi lo sapevamo già. Grazie Emiliano, a presto. Grazie a voi.